Betes.it torna l'utopia in concorso alla 75esima edizione della mostra del cinema di Venezia. Un concorso che sta finendo, che finisce ufficialmente oggi, che giorno è non mi ricordo più niente, giovedì 6 settembre. Con Capri Revolution torna l'utopia, che è uno degli argomenti insieme alla donna, e peraltro sono strettamente collegati, l'utopia di avere noi maschi un rapporto migliore con le donne, oppure l'utopia di noi maschi di essere maschi diversi. Sisters Brothers, uno dei film più belli secondo me del concorso di Jacques Audiard, la prima commedia di Jacques Audiard, maschi verso una nuova sessualità, maschi verso la, diciamo, l'abbattimento del saggio di profitto in chiave marxista. E insomma, Capri Revolution, siamo nel 1914, siamo a Capri, non è il 1913, non siamo a Budapest come nel brutto tramonto di Laszlo Nemes, una delle più cocenti delusioni in concorso della 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. No, Martone con Capri Revolution ci porta a Capri e ci porta nella Revolution. C'è una caparaia interpretata da Marianna Fontana, bellissima, stupenda, bella, senza essere eccessivamente bella, vera, veramente bella, ed è veramente bella. È un uomo, diciamo, abituato alla visione in tutti i sensi, un uomo che si definisce un pittore, che guida una comunità hippie, vede questa caparaia, ma il loro rapporto non è come quello, non è un miraggio, non è un miraggio di un uomo migliore, non è un miraggio di Gesù Cristo, come accade nel Miracolo ad Anna Magnani con quel bastardone interpretato da Federico Fellini, che a lei sembra San Giuseppe, che in realtà forse non lo sarà. È bellissimo il collegamento con l'episodio contenuto all'interno dell'amore di Roberto Rossellini che Martone fa. In realtà questo santone che sembra uscito da Jesus Christ Superstar, questo hippie, questo proto hippie, questo hippie ante litteram, sta guidando una comunità di varie, diciamo, nazionalità europee che sono arrivate a Capri per fare cosa? Per ballare, per dipingere, per pensare, per riflettere, per anche fare degli esperimenti di psicomagia quasi. E allora eccolo il film molto interessante che Martone realizza. Noi stiamo per entrare in guerra, c'è il riformista progressista interpretato da Folletto, che è un uomo di sinistra e che è pronto a andare a combattere, ed è pronto a fare la sua, a fare il suo percorso, e che però vuole entrare in relazione con il capo di questa comunità hippie. Poi in mezzo c'è la capraia meravigliosa di Marianna Fontana, di cui mi sono innamorato subito appena tira la merda. Lei vede passare questo hippie continuamente ed è affascinata. Poi a un certo punto un giorno gli tira la merda, ed è bellissima la reazione di Reinhold Scholten von Haschet Henkel von Donnersbach of Ulm, sempre per citare un bellissimo sketch di Monty Python. È bellissima la reazione di Reinhold Scholten von Haschet, che fa questo hippie, perché immediatamente ti rendi conto che è uno vero, nel senso che ha intenzione di conoscere questa donna, ha intenzione di conoscere questa persona, questo spirito che gli ha già dimostrato, tirandogli la merda addosso, di essere piuttosto interessante e forte, come lui dirà. Quindi è un film molto bello, perché è anche una sorta di ménage à trois, ma non in chiave esplicitamente melodrammatica, in chiave anche più, guardate, si può fare l'amore anche con l'ideologia, e quindi diventa un ménage à trois e anche un triangolo tra Antonio Folletto, che fa appunto questo medico del paese, che è la scienza, che è la razionalità, che è il progressismo di sinistra. La capraia interpretata da Marianna Fontana e il nostro mitico capo hippie, veramente buono, veramente brava persona, che affascina Marianna Fontana da un punto di vista molto intellettuale. E guardate, non si scade mai nel becero, perché stiamo parlando di loro, questi personaggi stanno parlando di cose alte. Poi è chiaro che c'è anche in alcuni casi la passione, e questo lo dovete scoprire. Insomma, si sarà capito, è un bel film. Ci stanno anche, ovviamente ci stanno anche i Don, come c'è la Don Achille nell'Amica Geniale, bellissimi i primi due episodi che abbiamo visto della serie di Saverio Costanzo. C'è un Don Franco, quindi c'è anche ovviamente un inizio di una criminalità organizzata, che è già molto organizzata. Allora vedete, Martone, che film realizza. Su un'isola ci sono già vari mondi: c'è la criminalità organizzata, c'è il progressismo del medico che ci crede e che comunque vuole andare in guerra perché si assume una responsabilità da italiano, c'è l'hippie che è già pacifista, che